Buongiorno, ho piacere di essere intervenuta a questo intervento di presentazione del manifesto agrario e forestale perché come direttore della Direzione Generale Foreste sono direttamente interessata a quanto avviene nel campo della dinamica degli ecosistemi forestali e degli ecosistemi agricoli in Italia. Questi contribuiscono a un mosaico straordinario di grandissima bellezza, ma sono in continua evoluzione dinamica. Da un lato ci sono gli interessi economici che provocano i cambiamenti nell'agricoltura e quindi nel suo ritorno sul territorio. D'altro canto ci sono estesi fenomeni di abbandono, in zone che evidentemente non sono interessanti da un punto di vista economico, e in queste aree il bosco avanza naturalmente, spontaneamente, al punto che siamo arrivati quasi al 40% di territorio coperto da boschi. Ora, questo comporta un aumento della biodiversità forestale, ma una diminuzione della biodiversità complessivamente italiana, perché le aree infraperte, le aree aperte, le aree agricole danno un contributo straordinario al termine della biodiversità nazionale, e quindi questo è un processo che va comunque governato, gestito, e va gestito lasciando le persone nel territorio con gli strumenti per poterci vivere anche a presidio di questo territorio straordinario. Ho sottolineato nel mio intervento che la transizione da agricolo a forestale è una transizione reversibile, così come la transizione da forestale ad agricoltura. Queste sono due porzioni di territorio che sono in dinamismo tra di loro. Diverso è invece la transizione da agricolo, forestale o entrambi verso l'urbanizzato e l'edificato. Questa è una transizione, è un'autorizzazione da dare con la valutazione impatto ambientale, con la valutazione di incidenza se serve, con estrema cautela, perché si tratta di cambiamenti non reversibili se non in un periodo così lungo da superare ampiamente il secolo, e quindi intaccano in maniera straordinariamente disgregante la continuità invece del paesaggio agricolo e forestale, che anzi nel nostro paese dovrebbe essere incrementata con un lavoro di ricucitura che porti dalla collina alla montagna fin dentro alla città le foreste. Quali sono le sfide da mettere sul tavolo? Le sfide sono soprattutto quelle di unificare i linguaggi, perché molto spesso i vari attori di queste dinamiche, dei territori, i preposti, le organizzazioni, anche le associazioni, usano termini diversi, anche a volte quando stanno commentando lo stesso processo e forse avrebbero le stesse idee. È una questione di linguaggi e ovviamente una questione di volontà di capire che gli attori sono tanti, nessuno è protagonista assoluto, tutti possono fare il meglio collaborando insieme.